Didacta 2024 da tantissime aziende, una presenza massiccia di docenti, dirigenti scolastici e personale scolastico. Siamo qui con MR Digital, una delle aziende che propone prodotti e servizi direttamente alle scuole. Federica Gambel, responsabile marketing. Ciao. Allora, buongiorno. Voi nell'ultimo anno con i fondi PNRR avete praticamente realizzato un'esplosione di rapporti con le scuole. Oltre il 10% dei fondi PNRR che le scuole hanno utilizzato riguardano appunto la vostra azienda, MR Digital. Cosa avete prodotto, realizzato, quali servizi mettete a disposizione degli istituti scolastici italiani? Ti confermo che abbiamo avuto il piacere di servire il 10% delle scuole italiane con questa prima fase del PNRR. Parliamo di 800 scuole. 800 scuole che si sono affidate alle nostre competenze per acquistare prodotti e servizi e soluzioni. Quindi noi alle scuole, la domanda che mi facevi è: cosa avete venduto? Abbiamo venduto dal rifacimento degli ambienti di apprendimento, quindi gli arredi intorno a noi ce ne sono differenti, ma non solo, ovviamente tutta la parte dei device, che vuol dire computer, vuol dire tablet, vuol dire Chromebook, la parte dei monitor interattivi, ma anche tutto quello che ha creato i nuovi laboratori e ambienti che ci sono nelle scuole, quindi tutta la parte di robotica, di STEM, di coding, i laboratori scientifici, microscopi, cioè tutta una serie di attrezzature. Allora, terminato questo primo step, adesso le scuole stanno vivendo una seconda fase, quella anche della formazione, cioè bisogna formare docenti, insegnanti e gli studenti a utilizzare queste attrezzature innovative. Fornite anche questo servizio? Assolutamente sì, non si può non fornire. Nel momento in cui le scuole hanno acquistato e si sono affidate a noi per acquistare tutta una serie di tecnologia, questo è l'anno per aiutare ad aprire queste scatole che sono arrivate sulle scrivanie degli insegnanti. Non solo, è il momento giusto con i decreti ministeriali 65-66 per offrire formazione. Noi abbiamo la formazione, per noi è sempre stata importante e ancor più lo è quest'anno. Abbiamo un grande team di formatori su tutto il territorio italiano che offrono formazione non solo sullo specifico prodotto, ma su tutta la parte anche metodologica e didattica. Una formazione che si realizza anche a distanza? È una formazione che a seconda del tipo di formazione, ovviamente con i ragazzi sul decreto 65 è in presenza, ma col decreto 66 è anche una formazione ibrida a distanza, a seconda delle esigenze delle scuole. Cioè, quello che ci piace dire è che la formazione non è che ci piace dire, quello che ci piace fare è una formazione personalizzata a seconda delle esigenze della Facciamo scuola. Un esempio di formazione su un prodotto particolare, che può essere anche l'utilizzo di un robot in laboratorio. Cos'è che voi proponete alle scuole? Allora, proponiamo in primis, ma ripeto, non si vede, l'utilizzo del robot. Quindi all'inizio mi arriva il robot a scuola, come lo apro, come lo carico, come lo uso, ma ovviamente questo si può fare semplicemente. Il grande valore aggiunto, secondo noi, è tutta la parte di metodologia, cioè come un robot può essere inserito in un momento didattico, quali competenze mi può aiutare a sviluppare, come posso organizzare banalmente la classe per utilizzare questo robot, quali discipline mi aiuta a coprire, tra virgolette. Quindi è tutto questo, quello che va oltre lo strumento, che è fondamentale, ma non è solo strumento. Parliamo adesso di contenuti. Le nuove tecnologie implicano anche l'utilizzo del bicchiere, quello che c'è dentro. Cosa proponete voi? Noi abbiamo una piattaforma che sviluppiamo che si chiama Brixhub, che nasce apposta per la gestione dei contenuti in classe. Abbiamo circa il 75% degli editori italiani presenti e anche nuovi editori. Tramite Brixhub rivendiamo anche il Corriere della Sera e anche Gazzetta dello Sport, con tutti i contenuti sullo sport. Quindi il contenuto è fondamentale, il contenuto del bicchiere non può essere dimenticato. Quindi anche attualità, ma anche tradizione, immagino. Tutte e due, dalla Divina Commedia, presentata magari anche in 3D, all'attualità. Attraverso una vostra applicazione? Attraverso una nostra piattaforma che si chiama Brixhub, che viene data alle scuole in gestione ai docenti e agli studenti delle scuole. Bene, un'ultima domanda. Intelligenza artificiale, un tema clou di questa edizione di Didacta, è entrata nelle scuole come è entrata nelle case. Cos'è che proponete voi come MR Digital? Allora,
l'intelligenza artificiale è veramente entrata, è oggi. C'è chi mi chiede arriverà, dico no ragazzi, la stiamo già usando in questo momento. Ovviamente ci appoggiamo ai nostri partner come Google e Microsoft con le loro soluzioni di intelligenza artificiale, dove tutto il tema dell'intelligenza artificiale generativa o meno, però deve essere a supporto dei docenti per le loro lezioni. Ma anche nel nostro Bricks Lab stiamo integrando l'intelligenza artificiale di modo che sia a servizio per i docenti. Quindi il tema è aiutare i docenti a dedicare tempo e azioni corrette nei confronti dei loro alunni. Anche attraverso l'utilizzo della carta del docente si possono i docenti interfacciare con voi? Assolutamente. Quindi non solo MR Digital che diciamo in qualche modo collabora con le scuole, ma anche direttamente con gli insegnanti per realizzare dei corsi di aggiornamento. Anzi, ci piace molto collaborare con gli insegnanti perché spesso sono fortemente motivati. Grazie Federica Gambel, responsabile marketing di MR Digital. Grazie a voi.